Ho sottoposto al ministro Gelmini, alla quale ho fatto tutti i miei migliori auguri da vecchia conoscenza e collega di buon lavoro, le necessità che oggi le regioni hanno di vedere coperti i debiti che hanno contratto per fare fronte all'emergenza pandemica, sia i debiti in campo sanitario sia quelli che hanno fatto per fare fronte all'emergenza sociale ed economica. Con troppo ritardo fino ad oggi lo Stato è intervenuto a copertura, i bilanci di tutte le regioni si sono chiuse con pesanti tagli, c'è una partita ancora aperta, persino con la Protezione Civile e il Commissario di Governo, per il riconoscimento di una serie di spese che sono state fatte in emergenza e delle quali a quasi un anno di distanza non ci è stato ancora dato riscontro. Il Ministro ha garantito pieno impegno, nei confronti delle regioni per evitare che, entro pochi giorni, entro poche settimane, questi deficit vadano a tradursi in pesanti tagli ai servizi essenziali che sono le regioni e i comuni a gestire sui territori.